Siamo calciatori in gamba, giochiamo a suon di samba, siamo ponzacchini veri e siamo immobilieri. Rosso, blu, rosso, blu, rosso, blu, i colori della nostra gioventù, di Ponsacco vi vogliamo presentare. Undicesima giornata del campionato di eccellenza a Ponsacco, lo stadio comunale di Viale della Rimembranza, si affrontano Ponsacco e Rosignano. Due squadre che hanno sempre dato vita anche negli anni passati a grandi sfide. L'ultimo incontro risale al 13 marzo 2011, quando nel campionato nazionale di Serie D finì con il risultato di 1-1. Mister Lazzini, quest'oggi a disposizione di Biagio Pagano, perde Davini, fermato per un turno dal giudice sportivo. Si parte con il Ponsacco che attacca da sinistra verso destra. È subito Biagio Pagano che prova ad accelerare. Il numero 3 livornese Serri con le cattive, ma l'arbitro, il signor Andiano Di Prato, lascia correre. Quinto minuto, calcio di punizione del Rosignano. Palla scodellata in aria che capita sui piedi del numero 7 Silendri, che calcia alto. Fanno le prove al tiro il duo Brega Granito, quest'ultimo palla alta sopra la traversa. Ci prova Brega, da lontano, palla di molto al lato. Questa volta è il turno di Pagano, anche lui da 25 metri, tiro debole e fuori. Inquadrato il numero 7 Ponsacchino, che torna al comunale dopo la squalifica. Bellissima azione, sponda di Brega per Doveri, l'esterno fuori di molto. Balleri, ancora per Doveri, Diouf, il centrale neo acquisto livornese, prima ribatte di testa e poi la palla va fuori. Ancora Pagano che accelera, di nuovo il numero 3 Serri lo ferma con le cattive, questa volta il signor Andreano lo punisce con il cartellino giallo. Angolo per il Ponsacco, Barzotti, palla in mezzo, Brega di testa, sfiora e la palla termina sul fondo. Si fa vivo il Rosignano, Maiorana lavora una bella palla sull'otti sinistra, in mezzo l'imbeccata per Silendri, all'ultimo tuffo e Bortoletti a salvare una situazione davvero complicata. Risponde il Ponsacco, 15° minuto, Granito, il suo cross in mezzo, Brega di testa, Frongillo ci mette la pezza e evita il gol del numero 9 Ponsacchino. Ancora Balleri, il suo cross in mezzo, Diouf non si intende con Frongillo, Brega recupera una bella palla su Maiorana, punta all'area di rigore, appoggia per Matteo Balleri, Granito 1-2 veloce, Doveri, ancora Brega, il tiro del numero 9 Ponsacchino è bloccato dal numero 4 Angiolini. 28esimo, Granito in area, il suo cross, Frongillo all'ultimo tuffo toglie la palla sulla testa che dalla zona di Cristian Brega, che stava per colpire a rete. Il Rosignano agisce di contropiede, ma è bravissimo Dinelli in diagonale difensiva a mettere in fallo laterale. Ancora Granito, il suo cross, Pagano la volé, palla fuori. Pagano sponda per Brondi, in area al numero 8 Ponsacchino, stesso dal numero 3 Serri, ci potevano stare gli estremi per un calcio di rigore che il signore Andreano Di Prato non si sente di dare. 28esimo, Pagano per Brega, Doveri, lo slalom del numero 10 Ponsacchino, dribbla tutta la difesa avversaria, entra in area per Cristian Brega, la rete del Ponsacco, Ponsacco 1 Rosignano 0 al 33esimo minuto, Cristian Brega, decimo gol stagionale per lui. Quarantesimo del primo tempo, calcio di punizione di Angioini, palla in mezzo, Cappellini blocca facilmente la sfera.
Si parte la ripresa, esce Pagano per infortunio, dentro Federico Tamberi. È subito al quarto minuto un'azione che farà molto discutere. Brondi appoggia dietro per Balleri, Granito il suo tiro e il Ponzacco raddoppia, ma l'arbitro su segnalazione dell'assistente annulla il gol per fuorigioco. Avremo un fermo immagine che chiarirà meglio la dinamica. Si lamenta molto Granito, infatti qua possiamo vedere che al momento del tocco di Balleri per Granito ci sono sia Diouf che il numero 3 Serri che tengono in gioco il numero 11 Ponzacchino. Grossa svista dell'assistente che annulla un gol praticamente regolare. Doveri, ottimo ancora il suo slalom sulla sinistra, Brondi tiro debole e centrale. Punizione per il Rosignano, palla messa in mezzo ma giustamente annullato il gol per fuorigioco. Quindicesimo minuto, Granito, Doveri, il suo cross sbatte sulla mano del numero 8 Capanni. Rivediamo anche questa azione, Granito, palla in mezzo, Doveri e il colpo sul tocco di mano sembra netto, l'arbitro a un metro vede tutto ma lascia proseguire. I tifosi invece di contestare l'arbitro chiedono a Donati un regalo, ovvero la Serie C2. Come potete vedere dalle immagini, grande affluenza del pubblico ponzacchino, sfiorate le 500 presenze al comunale, record stagionale. Calcio di punizione, Barzotti libera la difesa del Rosignano, contropiede del Ponzacco, Brondi allarga benissimo per Granito, restituisce la palla al numero 11 Ponzacchino per Brondi che spara letteralmente fuori. Tamberi stoppa la palla, accelera e semina due avversari sul posto, converge al centro fermato all'ultimo da Angiolini e poi su Brondi commette fallo il numero 8 Capanni. Punizione battuta veloce, Tamberi mette la palla in mezzo per Granito ma è ancora Diouf tra i migliori dei livornesi a sventare questa minaccia. Calcio d'angolo, Frongillo di pugno mette fuori, punizione dal limite, 33esimo minuto. Cristian Brega, il tocco di Doveri, la palla ancora sbatte su Diouf e poi ancora la barriera del Rosignano salva un'azione. Granito 1-2 con Brega e Frongillo all'ultimo ci mette una pezza. La partita sta per volgere al termine, è ancora Tamberi sulla sinistra, sulla destra si appoggia per Mattia Balleri. Il velo, Granito, il suo tiro, ribattuto dal numero 2 Landi, Doveri sulla palla da fuori area, il suo tiro è fuori. Brondi accelera, semina quattro avversari sul posto, allarga per Granito, il cross del numero 11 Ponzacchino per Balleri, il tiro al volo bellissimo e Frongillo si oppone ancora alla grande sul tiro di Mattia Balleri. Al 90esimo mister Lazzini toglie Jonathan Granito, spazio per Sandro Beltramme, applauditissimo Jonathan Granito da tutto il pubblico ponzacchino, contraccambio agli applausi. 93esimo, calcio di punizione per il Rosignano, Cappellini in area folta di avversari esce e fa sua la sfera sulla rimessa dell'estremo difensore nel rosso-blu. L'arbitro dichiara la fine dell'incontro, Ponzacco 1, Rosignano 0 e ora tutti a far festa sotto i tifosi. E basta! Vai avanti!